Inizio a raccontare un po' come è nato questo documentario, perché è nato veramente da una chiacchierata che abbiamo fatto dopo un'importante gita, che era quella del Monte Bianco, dove avevo accompagnato appunto in questo mio sogno. Da lì io, avendo visto, avendo scoperto di potercela fare a fare quella cosa, ho detto subito: ah cavolo, ma adesso mi voglio divertire anch'io in montagna, voglio fare ancora altre cose più importanti, eccetera. E quindi ho detto: dimmi un po' ma dove vai nei prossimi mesi, se vai in Pakistan, in Nepal, che voglio seguirti. Lui mi fa: senti, cioè, non è che se adesso hai fatto il Monte Bianco devi... Cioè, inizia a goderti la montagna che hai vicino a casa, che è la più bella che puoi trovare, e quindi mi fa, ti porto a fare un viaggio alla riscoperta delle montagne che abbiamo qua nel nostro paese. Da lì è stato un po' questo viaggio e questo progetto di WeClub, di voler in qualche modo lasciare traccia e di voler creare un contenuto che in qualche modo possa avvicinare con i giusti valori i ragazzi a questo bellissimo mondo che Hervé Imprese ha fatto scoprire, quindi qua... Ma sì, diciamo che abbiamo fatto quasi una spedizione sul territorio italiano, siamo andati in tanti posti differenti, abbiamo vissuto tante discipline differenti legate all'alpinismo, l'alpinismo stesso, ed è nata un'esperienza incredibile da raccontare, e soprattutto, forse in contrasto con quelli che sono i documenti di oggi, non c'è la grande impresa incredibile dal punto di vista sportivo, ma c'è l'impresa più difficile: divertirsi andando in montagna. Oggi quello che dobbiamo fare è essere sereni, felici, e questo forse è l'obiettivo più difficile da raggiungere. Grazie a Tudor l'abbiamo fatto, penso. Spero. Grazie.